tutte pasticce. Probabilmente farò tre video, le li suddividerò piano piano perché ho troppa roba all da farvi vedere. Come ho detto prima nel video precedente, sono appena tornata dalla Spagna, quindi se mi vedete più scura è per questo motivo. Io direi di iniziare con l'haul che ho fatto, di acquisti che ho fatto io, di acquisti che ha fatto la mia mamma per me e di acquisti che mi sono stati regalati da mia zia, parlando di abbigliamento, perché poi mia zia la devo ringraziare anche in un altro modo perché mi ha regalato tantissimi prodotti, anche mio zio. Allora, primo acquisto di mia zia che mi ha comprato per me, che mi piace tantissimo, è questa tutina qua, pantalone blu, oddio, vedete, eccolo qua, con questa catenina dorata e qua sopra tutto in pizzo. La particolarità è la parte dietro che si chiude con questo, diciamo, fiocchettino e rimane qua aperto, e mi piace tantissimo, davvero mazza, ok, davvero molto, ma molto carina, la trovo adorabile. Sempre mia zia mi ha regalato questo vestito qua che mi fa due fantastiche tette. È questo blu power con la cerniera nella parte centrale del seno e poi è la gonna che va giù un po' più trapezio, diciamo. È molto semplice, con le bratelline dietro, è così, molto semplice, ma anche questo molto ma molto bello. Acquisti che ho fatto io: ho acquistato un costume per la Spagna che mi piace tantissimo. Questi sono tutti fatti da Terranova, questi che mi sto per andare a mostrare. Allora, fammi vedere un attimo, non lo so, l'ho trompagnato. Allora, il pezzo sopra è semplicissimo, l'avevo pagato, non mi ricordo perché ho puntato lo scontrino, tipo 7,99 il pezzo sopra. Non è proprio di questo colore che vedete, penso, nell'anteprima si vede un colore che non sembra il suo. È proprio un rosa shocking, ha la parte sopra fatta in questo modo, quindi ha triangolino, e la parte sotto è una mutandina semplice con i laccetti, sempre rosa power. Mi piace da impazzire. Sempre da Terranova ho preso questi pantaloni, pagati 8 euro, in questa fantasia qua. Guardate che meraviglia. A me piacciono di più verdi. Oh madonna, sembra arancione adesso. Sì, vabbè, mi prenderete arancione. Li ho presi gli stessi, tonalità blu. Va, che meraviglia. E poi ho preso una semplice t-shirt bianca da Terranova. E infine, ma non per importanza, ho preso queste paia di scarpine qua, che ho pagato 5,99. Sono bianche classiche con tutto il pizzo, ricamato in pizzo, molto molto carine. Poi la mia mamma mi ha preso da Gente che Vale questa pochettina, la tracollina e tutti brillantini, bellissima, però è troppo piccola, non ci sta il telefono. Però è bellina, molto bellina, non so quando mai la utilizzerò, però mi piace un sacco. Poi mi ha preso sempre da Gente che Vale, no, basta da Gente che Vale, o forse mi ha preso qualcos'altro, non ce l'ho in questo momento. Poi mi ha preso questa canotta con lo sfondo dell'America e sotto termina con questo volant. Questo vi posso dire anche quanto l'ha pagato, costava 14 euro e poi dovevate toglierci il 20%, quindi non lo so. Molto carina. Poi mi ha preso questo che lo amo. È uno di quei classici vestiti lunghi a righe bianche e blu, lunghi, e al lato, tutti i due lati, ha lo spacco, vedete, ha lo spacco laterale che si apre sulle gambe. Mi piace tantissimo, l'ho messo già parecchie volte, specialmente in Spagna, e lo adoro. Che adoro è questa tutina qua, è di questo verde particolare, cioè verde misto fango, qualcosa del genere. È molto semplice, si stringe un po' in vita e rimane larga con il pantaloncino,
è fatta in questo modo, non ha bratelline, non ha maniche, è a toppe, a toppettino, è molto leggera e la amo, amo, amo da impazzire, è bellissima, mi piace un sacco. E ultimo acquisto che ho fatto io invece è stato questo smalto qua di Collistar preso da Sephora. Mi piace un sacco, cercavo da tantissimo tempo in realtà un colore così e era scontato del 54%, quindi al posto di pagarlo 6,50 l'ho pagato 3 euro. Guarda, che meraviglia. Questo qua, se vi interessa, è il Petunia 564. Sono tutti gli acquisti che in teoria ho fatto in realtà. Niente. Poi vi aggiungo anche questi, dato che il video è corto. In Spagna sono arrivate due ragazze e davano questi campioncini qua di questa marca Uresim gratuitamente. Dato che la mia amica non li usa, sono uguali in tutte e due le buste in realtà, quindi me ne faccio vedere solo una. Dato che la mia amica non li usa, ha dato tutte e due le bustine a me. C'è dentro di questa marca qua, appunto, Uresim. Questo cos'è? Un olio solare molto carina, non lo apro. Direi che per il solare sono a posto per il resto della mia vita. Protezione 30, resistente all'acqua. Quindi protezione abbastanza alta, non che io ne usi di protezioni alte, però vabbè. È una marca che viene venduta in farmacia, quindi dovrebbe essere buona. E poi c'era, vabbè, la brochure. Ditemi se qualcuno di voi la conosce questa marca. Tutto gratuitamente, erano in giro sulle spiagge e davano queste bustine qua. E poi trovate, ma adesso un po' schiacciato perché è stato in aereo questa cosa. Questo qua che è a base dei caviar. Non so cosa sia il caviar, non penso sia caviar. Vabbè, è tutta naturale, vi dico gli ingredienti: estratto dei caviar, karité, olio di rosa moscheta, soia. Macadamia, vitamina E, acido ianuronico, quindi è tutta una marche bio. È appunto questo qua, due campioncini ce n'erano dentro. Io ne ho due bustine, quindi figuratevi. Le do tutte a mia mamma perché sono, per esempio, questa qua è una crema per il viso antirughe e riparatrice. Sempre due bustine per ogni campioncino e dentro ogni scatolina c'è il suo foglietto illustrativo. Contiene anche questo acido ianuronico rosa moscheta, quindi per me è troppo forte. E contorno occhi per gli effetti della fatica. Anche qua sempre due bustine. E appunto venduti in farmacia. C'è anche scritto. E anche questa è la loro brochure. Quindi anche in Spagna questi qua in realtà mi sono stati regalati da delle tipe così di spiaggia. E quindi vi ho fatto vedere, ma tolta anche una parte. Niente, direi che abbiamo raggiunto i 10 minuti, quindi va benissimo. Per questo haul di cose saldose, parte 2, è andata. Ora ci vediamo ai prossimi video.